caso di Leonardo è stato uno di quelli più dibattuti all'interno del sesto 4T, perché avete fatto una cosa un po' curiosa e quantomeno magari non molto diffusa. Avete aiutato una PMI, una startup a crescere, non regalandogli un brevetto, però aprendo la vostra grossa bacheca a tanti brevetti e riuscendo a fare del trasferimento tecnologico, dandogli il brevetto, un permesso d'uso del brevetto. Di cosa si tratta, perché l'avete fatto e di cosa si tratta nello specifico? Allora, noi abbiamo aperto, abbiamo aperto delle vetrine brevetti proprio per valorizzare le nostre tecnologie, le nostre competenze anche in mercati adiacenti a quello core di Leonardo, e nello specifico abbiamo trovato l'interesse di questa piccola media impresa in una nostra soluzione che riguarda il monitoraggio dei dispositivi di protezione individuale da parte di lavoratori che devono transitare in aree che potenzialmente pericolose. Questa è una piccola media impresa che produce e distribuisce dispositivi di protezione individuale e che era pronta a fare un salto tecnologico proprio in questo senso. Quindi c'è stata questo mismatch, questo incontro di business need e soluzioni pronte, perché ha favorito questo accordo. E noi, oltre al brevetto, forniremo anche degli asset complementari, quindi know-how, documentazione, expertise, i nostri ingegneri che daranno una mano, perché il tipo di accordo è basato su una logica di partnership e di condivisione del rischio. Quindi abbiamo tutti l'intenzione che questo business decolli, e quindi gli daremo tutto il supporto necessario. Ma quindi Leonardo ha in pancia molti brevetti che sono collaterali rispetto al suo core business, mi sembra di capire, e quindi questo può essere un nuovo modello di business per voi, quello di provare di utilizzare questi brevetti, queste alleanze, queste sorte di joint venture con piccole e medie imprese per uscire da quello che è il vostro giardinetto consueto. Sì, è un giardino enorme. Un giardino enorme, noi siamo già focalizzati nell'ambito della difesa dell'aerospazio su gli elicotteri, i velivoli, la cyber, l'elettronica per la difesa, quindi abbiamo già dei core business molto forti. L'idea è quella di riuscire, questo fa parte della nostra IP strategy, riuscire a valorizzare i risultati della nostra ricerca anche in mercati adiacenti, affidandoli appunto ad altre entità, magari anche più agili su certi business, no? Per valorizzare le nostre competenze e per aiutare a crescere anche delle realtà che vogliono fare questa evoluzione di prodotto, questi salti tecnologici. E voi avete aperto sostanzialmente due vetrine online, e che riscontri avete avuto? Perché questo è un primo accordo che è già andato avanti, ma avete già visto quali sono i nuovi settori in cui potrete lavorare grazie a questo tipologia di accordo? Ma la cosa è stata sorprendente, nel senso che abbiamo ricevuto manifestazioni di interessi dai settori più strani, che non ci aspettavamo, dai produttori di abbigliamento sportivo a quelli che fanno i caravan, chi produce il cibo, chi ha bisogno di fare connettività in ambienti harsh, c'è un po' di tutto, l'elettromedicale, l'automotive, quindi è interessante, sono mercati che noi non conosciamo, no? E quindi per questo motivo abbiamo bisogno poi di coinvolgere tutta una serie di technology advisor ed esperti di questi settori per aiutarci a capire dove stiamo andando e come si può posizionare, come si può fare un business plan sulla base di una nostra soluzione in un mercato che non conosciamo. Ma e questi sono carotaggi, e poi prevedete quindi di entrare e di espandervi anche se dovesse aver successo, oppure è un semplice modello di royalties, ecco, per dire? Per il momento stiamo ragionando solo su licensing, quindi cessione, licensing di brevetti, però poi ogni caso a sé, quindi questo non esclude che magari ci nascano delle opportunità per fare delle joint venture, delle acquisizioni, questo lo vedremo, lo scopriremo lavorando e provando.
Oltre a questo scambio, diciamo, di brevetto sulla safety, avete appunto nel cassetto qualche altro accordo che pensate di sviluppare nel prossimo periodo? Sì, ne stiamo valutando alcuni. Uno di particolare interesse riguarda una specie di naso elettronico distribuito per il rilevamento di sostanze tossiche nell'aria in grandi ambienti dove appunto transitano persone, quindi per esempio aeroporti, stazioni, grandi eventi. Ed è sempre una PMI, una startup? Abbiamo ricevuto varie manifestazioni di interesse anche da società straniere, non italiane, e stiamo cercando di capire appunto se riusciamo a trovare un accordo innanzitutto tecnologico e poi economico. E una cosa, come funziona la relazione tra una grande impresa e una startup? Vi sembrano molto più agili oppure hanno dei tempi di reazione che sono quasi troppo veloci per voi? Perché immagino che appunto l'organigramma loro sia molto più sottile e leggero del vostro. Sì, certamente le PMI hanno delle catene decisionali, dei tempi decisionali molto, molto rapidi e quindi questo ci stimola anche a lavorare in un certo modo. Per contro poi magari hanno una fisiologica limitazione di risorse e per esempio nella gestione della tutela della proprietà intellettuale magari hanno proprio un gap culturale da colmare, e allora lì ci siamo noi, ci sono gli studi mandatari, ci sono i technology advisor che li aiutano, però sono molto recettivi, molto aperti e quindi in questo momento non tutti, ma quelli più visionari ci vengono dietro e studiano. Grazie mille.